Buongiorno raga, quanto tempo che non faccio un video su YouTube? Sono un po' sconvolta, il caldo che c'è è allucinante. Volevo farvi vedere la colazione, ma in realtà già l'ho mangiata. Questa l'ho presa all'Eurospin ed è buonissima raga. Il caffè l'ho bevuto. Quindi niente, siccome oggi devo fare un dolce, una cosa particolare, non facevo video da un po', ho deciso di fare questo piccolo video, così vediamo se riesco. Dovrei pure allenarmi. Inizio anche con i dolori del ciclo stamattina, quindi bellissimo, bellissimo, bellissimo venerdì. Inizio pure il weekend. Perfetto. Allora, il dolce lo farò con la ricotta, poi la panna, poi faccio un po' di cose, poi gli albumi. Ho fatto un po' di spesa ieri all'Eurospin. Tra l'altro, questo qui, raga, è un formaggio buonissimo che io uso anche per fare la pasta. Molto buono. Però ci sono tutte queste cose proteiche adesso, quindi si sono un po' fissati tutti. Meglio così. Non so se si nota, ma mi sono abbronzata un sacco. Sono stata al mare un sacco di volte, infatti anche in faccia sono un pochino rossa. Vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso all'Eurospin. Non so come si chiama in realtà perché non li ho provati ancora. Queste qui sono tipo delle barrette con arachidi, mandorle e cioccolato fondente. Fonte di fibre. Va bene, mi hanno ispirato, le ho prese. Non amo molto queste cose in realtà, però ma che c'era, ho preso un po' di cose inutili in realtà. Ora più tardi facciamo questo, però la dieta proprio niente, no, tanto ci sto perché poi ci sarà tempo per la dieta. Ora vi faccio vedere il posto preferito di Zoe per dormire in questo periodo. Nel bagno, nel tappetino. Che monella. Allora, adesso metto la ricotta a scolare un po', così diventa più asciutta. Questa è ricotta di pecora, giusto? Sì, perché a me l'altra non piace. Mezzo chilo. Allora, sto per fare il dolce, che è un dolce freddo, quindi non c'è bisogno di cottura, ci mancherebbe con 50 gradi. Ma intanto Zoe mi ha dato un pugno praticamente nella faccia, quindi sto aspettando che mi sgonfia un Sono stato io in realtà. Ma che faccio? po'. E tu che ci fai nei miei video? Ci vivo in questa casa, non lo so. Mamma mia che faccia, raga, ma così sarà il video, non, non intendo truccarmi oggi. Vediamo, guardate, cioè qua, qua e pure qua. Ma specifica che è stata Zoe, magari penso che ti Ho vive in casa. detto il cane. Potrebbe essere una cosa Capito? Non è un segnale, non è che adesso ora scrivete nei commenti indosso un fiocco blu nel prossimo video per dire se sei vittima di violenza. È stato il cane, è stato Zoe, gli ha dato una testata mentre giocavano. Il cane è un po' ritardato, il nostro cane. Non è vero, No, non è non vero. Stava giocando. È che lei ha una testa dura, mi ha scassata tutta. Comunque, ora faccio il dolce che è più interessante. Vi faccio vedere anche dei prodottini che ho comprato da Acqua e Sapone. Io tocco cose, insomma, vabbè. Allora, ho scritto la ricetta qui, in questo libricino che è carinissimo, ho preso da Tiger un sacco di tempo fa. Praticamente ci serviranno le scorze dei cannoli 250 più 100 grammi di burro per fare la base, quindi questa sarà una cheesecake fredda, tipo semifreddo gelato. Poi invece per la crema abbiamo la ricotta, lo zucchero e la panna e basta. Mi sembra solo questo come ingredienti, zucchero è bello. Ora io qualche scorzetta di cannolo vorrei lasciarla per la decorazione, però in realtà queste sono 250 grammi, quindi non so se mi conviene lasciarla. Guardate che sono belli. Io due di questi li lascerei per la decorazione, però non lo so. Boh, vabbè, intanto li metto da parte. E tritiamo questi. Li trito col mattarello dentro una busta, perché non ho il mixer, quindi molto semplice. Allora, ho tritato i cannoli, le scorze di cannoli. Sciolto il burro, 100 grammi, e ho foderato anche questa qui, non si vede niente, questa qui. Così metto la base come le classiche cheesecake e poi la metto in freezer per un quarto d'ora così. Allora, adesso mettiamo, se riesco a prenderla, la ricotta, che dovrebbe essere mezzo chilo, ma sarà meno adesso, e la mischiamo con lo zucchero a velo,
In teoria la ricetta dice 150, però a me sembra assai, anche perché la panna che ho preso io è la panna per dolci, quella da montare, quella zuccherata, quindi a me non piace la ricotta molto dolce. Gliene metto meno, vediamo un po', la vado assaggiando magari. Allora, praticamente ne ho messo tipo 50 grammi forse. Ora metto questa panna qui. 200, la metterei, vabbè sì dai, 200. La monto e mischio tutto. Allora, ho messo anche del cioccolato. Pensavo che lo stampo fosse troppo grande, invece vabbè, volendo va bene. Ora la metto in freezer e poi la decoro. Allora, per pranzo facciamo macinato di pollo. Questi sono 300 grammi, giusto, 300 grammi, con la pasta normale, senza pasta integrale e niente. Questa è la torta finita. Qualcuno mi ha messo fretta per mangiarsela, quindi non lo so. Decorata a muccio totale. Vediamo com'è. Stiamo andando in palestra. Mi sono un po' azzizzata con questo tubo qua. Zoe mi ha dato qua il pugno, quindi mi sono un po' coperta con un qualcosina così. Insomma, c'è un caldo da morire, dovrei allenarmi, ma non so che fare perché dovevo fare le gambe, ma è il primo giorno di ciclo, quindi non mi conviene. Mi sa che non farò un bel niente. Che bello, c'è solo destino, tutte cose buttate a terra così. E vabbè, vediamo, faccio braccia, anche se un po' di cardio. Siamo tornati, sono passata a prendere il caffè, questa cialde qui, però adesso prendo queste qui per risparmiare. Avevo preso queste l'altra volta, che in realtà non è granché, però c'era il bicchierino questo qui in omaggio, che è troppo carino. Potevo riprenderle così almeno prendevo due bicchierini, però no, questo era 6,20 €, quello costa 2,90 €, e poi è più buono il borbone, questo blu però. Allora, ho fatto la doccia. Oggi ho fatto solo cardio perché ero distrutto, ho fatto tipo 50 minuti e stavo morendo, ho fatto tipo un hit sul tappeto, però senza corsa, con la pendenza, con la velocità, insomma vabbè. Comunque domani in caso torno e faccio qualcos'altro perché ero troppo distrutta oggi. Vi faccio vedere ora qualche prodottino che ho preso da acqua e sapone. Non so se notate i miei capelli che sono tipo biondi, mezzi no, non si capisce niente. La luce fa schifo oggi, non so dove mettermi, però va bene. È un video un po' a casaccio comunque. Per quanto riguarda invece la cheesecake, è molto buona. Io non l'ho assaggiata, l'ha assaggiata Davide, dice che è buonissima, però non lo so, io avrei messo forse un po' più di ricotta, zucchero ne ho messo pochissimo, quindi queste sono delle piccole accortezze in realtà che dovrei provare la prossima volta. Allora, questo è il mio angolo comò, vi faccio vedere. Intanto vi faccio vedere questi due profumini. Questi li trovo da acqua e sapone, costano 2,50 €, sono delle acque profumate. Questa è buonissima, è pepe rosa e gelsomina, mi piace molto. Invece l'altra volta ho preso questa che non mi piace perché è tipo dolciastra, vento del sud, ma è molto dolce, a me i profumi dolci mi sdegnano, quindi niente. Poi ho preso questa qui, l'acqua micellare rimpolpante che reidrata, ammorbidisce, è buonissima, cioè buonissima non è che me la sono magnata, però è ottima, la pelle è molto, per adesso col sole è molto secca, quindi io con questa mi trovo molto bene, non c'è bisogno neanche di risciacquare. Contorno occhi uso questo qui, Revita Lift della L'Oreal, sempre, mi piace, però beh, io non è che poi ne capisco un granché, nel senso per me sono tutti così uguali, però va bene. Poi ho preso, questo l'ho preso ieri, Dermolab, è un anti-età concentrato all'acido ialuronico, mamma mia ogni volta mi impappino questa cosa, ialuronico, siero rimpolpante per tutti i tipi di pelle, è così. Questo mi piace, l'ho provato solo ieri, sei solo oggi praticamente, però mi piace perché mi rinfresca. Poi come novità mi sembra che non ho niente, abbiamo preso questa qui per i talloni screpolati. Ah, questa vi devo fare vedere raga, questa qui, il doposole della Sien, mamma mia che buona, a parte che è un bottiglione, costa poco e poi è molto profumato, mi piace la profumazione, è molto delicato, è un effetto idratante. È veramente idratante, mi piace da morire raga, io me lo metto sempre. Ok, ho distrutto tutte le cose. Questi sono dei profumini che io prendo così, di contrabbando, per non spendere troppi soldi. Comunque questo è ottimo.
E niente, mi sembra che non c'è più niente. Una volta vado da Acquasapone e cerco. L'altra volta ho preso il siero, quello della vitamina C, buonissimo, che non forse è sempre della Dermolab, però non l'ho trovato, quindi niente, ho preso questo coso qua. Speriamo, io però adesso la faccio con le macchie, ovviamente, per il sole, le macchie solari. Quindi non uso fondotinta, non uso niente, anche se ho messo qualcosa, ma per il cavolo di pugno qua, di testata che mi ha dato Zoe, mi ha distrutto. Cioè, mi poteva saltare per un dente. Dico io, comunque. E niente, ho queste macchie, ovviamente. Anche se metto sempre la 50, che è qui. Sì. Questa qui, la 50, la metto sempre, la protezione 50, però non mi fa un cazzo, quindi... Tra l'altro antimacchie e tutto. E niente. Ora sto preparando il pollo nella friggitrice d'aria. Vi faccio vedere, anzi vi devo far vedere anche dei prodotti che ho trovato sempre da questa buona, detersivi. Vediamo, perché però c'ho casino. Che vi dovevo dire poi? Non mi ricordo più. Sì, dopo cena magari vi racconto un po' tutto questo periodo, perché comunque chi mi segue su Instagram sa tutte le mie peripezie, eccetera, eccetera, eccetera. Facevo pure le live, insomma. Però invece chi mi segue su YouTube mi ha dato per dispersa, perché non faccio più video tipo da dicembre, quando ho fatto i biscotti, forse sì. Quindi ritornerò su YouTube più attiva, spero, con vari video, però magari vi racconto qualcosina dopo. Il pollo lo metto intero nella friggitrice d'aria, così, proprio il petto quello intero, lo taglio così, metto un po' di sale, viene ottimo, raga, quindi provatelo. Ci vuole un po' di tempo per cuocere, però tutto sporca sta cosa, però ancora fa il suo dovere, nonostante sia molto piccolina questa friggitrice d'aria. Sono distrutta, raga, sono cotta. Zoe mi sta facendo esaurire poi oggi. Lei la sera poi impazzisce, quando invece dovrebbe dormire comincia a fare la pazza. Comunque va bene, dai. La giornata diciamo che è finita, anche se per me inizia, perché la sera mi metto bella tranquilla, mi guardo la TV. Stasera c'è pure, come si chiama, New Amsterdam, che mi piace tantissimo come serie. E niente, raga, praticamente sono sparita da YouTube, perché non ho avuto il tempo né di fare video né la voglia. In realtà mi sono dedicata ad altre cose, ho fatto tantissime cose. Poi nell'ultimo periodo in realtà è successo di tutto, è successo di tutto, tra alti e bassi, molti bassi in realtà. Diciamo che abbiamo superato tutto, sì, si spera, vediamo un po', e siamo qua. E vediamo un po'. Comunque non è stato un periodo bellissimo, ho avuto tanti pensieri, tanti problemi, tante cose. Vabbè, comunque mi stanca da parlare, mi scoccio a parlare di queste cose, non mi piace parlarne, però è giusto anche che si dica, perché non è sempre tutto rose e fiori nella vita, però l'importante è che si superano le cose, si va avanti. Niente, adesso poi si vedrà, per ora... ho fatto tante cose in questo periodo, poi ho vari lavoretti, varie cose, per adesso sono un po' ferma, in realtà non c'è niente, perché non c'è niente. L'unica cosa che c'è, che si trova da queste parti, vabbè, sono perché sono luoghi turistici, comunque queste cose così. Già ho lavorato anche come in un locale notturno, insomma ho fatto un po' di cose così, però non è una cosa che mi piace tantissimo, vi dico la verità. Quindi non lo so, ora vediamo un po' come vanno le cose. Per il resto ho altri progetti che partiranno a breve. Questa è una cosa che è ancora un punto interrogativo in realtà, però vedremo. Sono stata un po' a casa anche cos'era? I primi di giugno, non mi ricordo niente, raga, non so neanche che cavolo di giugno siamo. Comunque sono stata un po' a casa a Palermo, sono stata un po' con i miei, è stata una cosa un po' turbolenta in realtà, quindi neanche me la sono goduta la mia famiglia più di tanto. Ora non lo so quando tornerò a casa, spero presto di fare una capatina in realtà, perché poi ora luglio faccio pure il compleanno, però non lo so se stare qui, se andare lì, è un po' un casino tutto, però va bene. Diciamo che non mi aspettavo che quest'estate iniziasse in questo modo. Poteva iniziare meglio, poteva finire peggio, poteva tante cose, però siamo qua, l'importante è la salute, l'importante è stare bene. Spero di tornare con vari video, vorrei fare diversi video. Non so, voi in caso fatemi sapere cosa preferite, se vi piacciono vabbè, questo vlog non lo considerate perché era un vlog tipo di ritorno, parlareccio, chiacchiericcio, un po' così, un po' inutile, diciamo così, dai. Però cercherò di fare dei contenuti più carini. Non ho fatto tanti ordini, per esempio anche su S-Foods, cose di integrazione, perché non sto prendendo molto. Quindi ho fatto un ordine 2 mesi fa,
creme che ho ancora, tra l'altro, quindi il mio codice sconto è sempre attivo, ve lo lascio sempre giù nell'info box, che è Akis grande, per chi vuole il 10% di sconto nel carrello. Mi sa che questo vlog lo chiudo adesso, così mi metto un po' sdraiata qua nel divano, spengo tutte le luci, mi sto qua con Zoe, mi guardo la TV e basta. Vediamo quando potrò fare un altro video. Questo, se riesco, lo monto a breve, ve lo metto, ve lo carico e poi ne farò altri, speriamo. Sì, spero. Comunque seguitemi su Instagram, perché lì ovviamente ci sono sempre. E poi non sono così sfatta perché metto i filtri. Vabbè raga, ciao. Un bacione e ci vediamo al prossimo video.